Buonasera e ben ritrovati a tutti i lettori di Bar di Plutonio. Io sono Jacopo Nathan e sono qui per fare un'interessantissima chiacchierata con il nostro ospite di stasera, che sarà Buffalo Flow, che vedete qui alla mia sinistra. La prima domanda che io mi ero scritto, insomma, mi sono programmato per te è: fai parte sia di Mofire Movement che della più Zankle Force. Zankle Force. Cerchi di portare il pop più in alto possibile, in più canali possibili? Sì, faccio questo si può. Sì. Ma poi il Movement è la mia famiglia, il mio collettivo, e praticamente spingo grazie a loro pure la mia roba, riesco grazie a loro a spingere la mia roba, e come io anche tanti altri artisti presenti in Fire Movement, ci sono presenti anche nel mio album. Z4 è la mia più appartenenza, praticamente. Siamo tutti lì della vecchia guardia messinese, in giro per l'Italia, per il mondo, e ci siamo ritrovati in questo processo, Z4. Ok. La seconda domanda che mi ha scritto è: Bushido è un nuovo lavoro ed è un disco molto particolare, mostra un tuo lato, diciamo, guerriero, che poi approfondiremo separatamente magari, e uno anche molto dolce, uno nella traccia non segnata ad essere uomo. Avevi bisogno di mostrare tutte le tue sfaccettature, diciamo? Sì, questa era l'intenzione dell'album, Bushido, la via del guerriero, era appunto quella di mostrarmi a 360 gradi. Quindi mostrare il mio pensiero, il mio punto di vista, il mio lato accorto e il mio lato umano, diciamo, tra virgolette, con il pezzo dedicato a mio figlio, come no, della notte, un altro pezzo molto più conosciuto. Perfetto, quindi appunto avevi necessità di mostrarti tutti i tuoi aspetti, diciamo. Sì, perché secondo me un artista non si deve porre dei limiti. Pure se predici un modo di vedere le cose, un tuo modo di fare, un tuo modo di cantare, non devi porti dei limiti, quindi devi provare ad evolversi e a provare di tutto. Io con Bushido ho voluto provare di tutto. Tenendo lo stesso filo conduttore ho voluto fare più testi, infatti sono tantissime tracce, sì, per provare appunto che riesco ad essere versatile, praticamente più pronto. Ci sono molti hit nel disco, sia a livello di rime che per quanto riguarda le produzioni. Come nascono tutte queste collaborazioni? E poi un'altra cosa, tra le varie collaborazioni, appunto, che ho premesso, scritto il nome di Elisa. Se vuoi parlarci magari del rapporto con uno che possiamo definire un mostro sacro della scena pop, guarda, come è stato, ci siamo ritrovati proprio qui al CCA dopo tantissimi anni, e da lì volta queste cose, abbiamo iniziato a sentirci, e ho fatto qualche produzione per l'album. Siccome io viaggio, faccio Firenze e Milano, viaggio spesso, perché mi sono trasferito lì, riesco a tenermi in contatto con lui, cioè abbiamo un rapporto d'amicizia innanzitutto, prima che sia il rapporto musicale, quindi ci vediamo spesso, il pezzo è nato da nulla, mi ritrovo con lui in studio, e ci sono così, c'è un freestyle, diciamo, guardiamo in faccia, facciamo questo beat, facciamo un pezzo, vai, facciamo questo pezzo, non è un andato. È una cosa spontanea. Invece tutti gli altri vai con lui, con l'operazione non fate, tutte persone conosciute o meno conosciute, che comunque ho voluto nell'album, tutta gente che rispetto, e anche gente con la quale ho un rapporto, perché io innanzitutto devo avere un rapporto con la persona, io rifaccio, non faccio il fitto, tanto per Dio che ho fatto il fitto col fitto, se non conosco il fitto è vero fitto. Quindi tutta gente che rispetto con la quale ho un rapporto, sia dalle produzioni che dai titoli, quindi campati e quindi con la vita, che mai da un rispetto del tutto. Perfetto. Poi ti volevo chiedere, il disco comunque è ricco di sonorità differenti tra di loro, come hai deciso di appunto di variare ogni tanto e spaziare con sonorità molto differenti? Ma questo mi porta un po' alla prima domanda, praticamente, alla seconda domanda, che diventa la stessa cosa. Volevo fare vedere che riuscivo ad essere versatile, sotto più sono sì, manca, sia dal contenuti, sia dal contenuti musicale, quindi ho spaziato così tra i vari produttori, con i loro stili, per rendere la cosa un po' più piacevole anche all'ascolto, per pensare uno o due produttori alla meglio, sì, no, fai pochi pezzi, se fai un disco con tanti pezzi come ho fatto io, rendi la situazione monotona e lì ne parli anche sul lato musicale. Sì, quello si può dire, cioè Bushido non annoia, quello possiamo dirlo perché appunto c'è tanta diversità musicale. Poi un'altra domanda, il pezzo appunto Bushido, la title track, inizia quasi con il samurai è la suprema espressione del guerriero. A
come tutto il disco segue comunque un filo conduttore, diciamo, basato sui samurai appunto e sulla forza guerriera, tra virgolette. Si sente di dover lottare per mantenere il pop, oggi lo so, di dover lottare per mantenere il pop, perché non è facile fare il pop, non è facile fare dischi, fare musica, fare live. Quindi è un dispendio di energia, un dispendio economico, perché se lo fai per passione, allora per la mia passione io lotto, ti comporto da vedere, poi ti cito un altro pezzo che è Alla vecchia maniera, in cui ti mostri appunto come un difensore, oltre che dell'hip hop, anche dell'hip hop tra virgolette duro e puro, diciamo, no? Cosa ne pensi di questa scena italiana di pop e comunque cerca di innovare delle volte anche esagerando, sbagliando, facendo strano? Cosa ne pensi di questo, diciamo, continuo movimento e anche magari distaccamento da quello che è il pop classico? Guarda, io sono dell'idea che se la cosa innovativa è fatta bene, ben bene. Ovviamente come tutto ci dobbiamo evolvere, anche nel pop dobbiamo evolvere. Anche se io predico comunque il suono dei 90, nulla vieta che posso che un domani non si menti in un suono moderno. L'importante è farlo bene e mantenerlo vero e il suono. Quindi se non posso più dire zero merda. Ci vuole verità. Quindi benvenga tutto ciò che è nuovo, se è fatto bene, vero e il suono. E poi un'ultima domanda appunto per chiudere, è appena uscito il studio, però ci piace un po' per il testo nel futuro, quali sono le tue prossime idee, i tuoi prossimi progetti, se hai in mente un nuovo disco, puoi fare un live, guarda, intanto mi dedicherò alla mia famiglia per l'Empire, che è un po' uscire il disco, cioè è in produzione il disco delle teste di pelle, è in produzione un disco Mofai, quindi per adesso mi prende il mio periodo di pace per dedicarmi anche a loro. Già, per me diciamo che lo sa. Comunque non la vede che quando mi trovo questo momento che scrivo così quel momento, scrivo quelle pietre prime che metto da parte. Prima o poi sì, facendo molto prima o poi si ha un altro bel disco per sapere progetti futuri. Perfetto, direi che da vediamo Conata e Lucido Flow abbiamo chiuso la chiacchierata. Da Buffalo Flow, che ci ha appunto parlato del suo ultimo disco Bushido con una chiacchierata molto interessante, è tutto. Ringraziamo tutti i lettori di Barre di Plutonio che ci hanno ascoltato e appunto Buffalo Flow per averci concesso questa chiacchierata in questo momento insieme, e a presto e alle prossime interviste.